Si chiamava Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane che ha perso la vita tragicamente a Colleferro, in provincia di Roma, dopo il violento pestaggio del branco costituito da quattro giovani poco più grandi di lui. Willy era intervenuto per sedare una rissa. Era giovanissimo, aveva tutta la vita davanti, era un gran lavoratore e un tifosissimo della Roma, società che lo ha voluto ricordare pubblicamente sui canali social ufficiali. I suoi aggressori hanno un nome, si tratta dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, arrestati poco dopo l'aggressione, sono accusati di omicidio preterintenzionale in concorso, adesso si trovano in detenzione al carcere di Rebibbia. Gli assassini, meglio noti con lo pseudonimo di Banda di Artena, dal nome del piccolo centro romano al confine con la provincia di Latina e vicino a quella di Frosinone, si sentivano invincibili. Un gruppo di ragazzi spavaldi, spietati, feroci, conosciuti anche per precedenti pestaggi. Uno di questi è avvenuto mentre un vigile urbano intimava loro di rispettare le norme anti-Covid previste dalla legge. Tra i componenti, oltre ai gemelli Bianchi, c'era anche chi era esperto in arti marziali. Willy, che invece aveva un fisico esile, non avrebbe mai potuto farcela contro di loro. Dopo l'omicidio, il dettaglio agghiacciante. Il gruppo, insieme a un altro individuo, ora indagato a piede libero, subito dopo la rissa si sarebbe recato in un pub a bere birra. Solo in un secondo momento sarebbero intervenuti gli agenti per condurre i quattro in caserma. Willy non ce l'ha fatta. Si è spento poco prima di arrivare in ospedale durante il trasporto del 118. Contro chi aveva come unica colpa quella di avere difeso un amico da un gruppo di bulli. Un bel gesto di un ragazzo pulito preso dal branco come un'offesa da riparare con un massacro a calci e pugni fino alla morte. A perdere la vita sabato notte a Colleferro, in provincia di Roma, un giovane originario di Capoverde, Willy Monteiro Duarte, studente all'alberghiero di Fiuggi e aiuto cuoco in un hotel di Artena. I suoi aggressori invece si sono dati alla fuga per essere catturati poco dopo vicino alla cittadina.